Colombo chiede alla sua squadra una prova di carattere, serve una reazione decisa e convincente. Le scelte: Crescenzi al posto di Cancellotti, Tupta preferito a Vergali, Tupta finalmente nel suo ruolo a lui più congeniale, il ruolo a lui più congeniale, quello di centravanti, di punta centrale. Ancora panchina, terza di fila per Facundo Lescano, Avellino in serie utile, 5 partite, un solo gol incassato, 4-3-3 in difesa, rientra l'italo tunisino Ajax Salernitana a centrocampo a 7 Franco, Casarini non al meglio, Matera vertice basso con il 2003, Maisto e Dall'Oglio interni, davanti Trotta parte da destra, Canuteri riferimento centrale, finto 9, Russo a sinistra, Canute creerà problemi per la sua posizione. Alla difesa biancazzurra si comincia così, l'approccio non è dei migliori da parte del Pescara, qui Maisto, serie di finte, slalom e sinistro bloccato, centrale facilmente bloccato dal portiere del Pescara, Daniele Sommariva, classe 1997, però bravo Maisto, ripetiamo classe 2003. Poi c'è questa percussione di Crescenzi, si mette in proprio il tiro con la palla che sorvola ampiamente la traversa della porta difesa da Pane, però apprezzabile iniziativa del terzino destro classe 91 preferito a Cancellotti, la tifoseria biancazzurra, c'è questo lancio di Aia, la difesa si muove malissimo, incerto il portiere Sommariva, bravo però Canute che gira il suo difensore biancazzurro e poi c'entra la porta, 1-0 Avellino all'ottavo minuto per il 7 Irpino e il gol numero 2 in campionato, classe 93 senegalese, ex Catanzaro, giocatore di qualità sicuramente di spessore per la categoria, però l'errore della difesa è evidente tra Brosco e Boben soprattutto, però insomma c'è una compartecipazione, non c'è dubbio alcuno, pallone leggibilissimo in verticale, palla scoperta e poi lo stesso portiere del Pescara Sommariva, incerto, avrebbe potuto anche non uscire, invece insomma sbaglia la scelta, poi bravo anche Canute, come abbiamo detto, gira il portiere e riesce a infilare la porta pescarese per l'1-0 dopo 8 minuti nel corso del primo tempo. Il Pescara deve reagire, un Pescara che ha fatto registrare un inizio sottotono con grande aggressività da parte degli Irpini, il calcio di punizione di Mora, la torre di Brosco e poi il tiro al volo di Cuppone, che occasione per il numero 27 del Pescara che non c'entra lo specchio, altro calcio di punizione, lo schema, c'è Mora che effettua il cross, colpo di testa di Brosco che anticipa tutti ma non inquadra anche lì lo specchio, peccato perché era stata ben costruita questa azione su palla inattiva, poi il destro di Dall'Oglio ex Brescia Regina che scalda i guanti del portiere Sommariva, tutto questo nel primo tempo con l'Avellino che torna a farsi minaccioso dalle parti di Sommariva, sempre sul parziale di 1-0 l'ottavo Mamadou Canute ci riprova ancora con questo lancio in verticale, forse il tocco con il braccio di Canute che sorprende Sommariva ma fa buona guardia il difensore, il suo compagno di squadra Riccardo Brosco che evita guai, poi il calcio d'angolo dall'altra parte, cadono a terra diversi giocatori, l'arbitro lascia proseguire, non ci sono gli estremi, però non, mi pare che non ci fossero neanche le proteste da parte della squadra biancazzurra. Rivediamo, grappolo di uomini all'altezza dell'area piccola, c'è un giocatore della Pescara che cade, vediamo, si tratta di, non riusciamo a distinguerlo, comunque l'arbitro lascia proseguire, lato corto dell'area di rigore, il destro di De Sogus, reazione del Pescara, il tiro però centrale da parte del classe 2002 di proprietà del Cagliari, poi sempre da sinistra viene chiamato in causa Trotta, il suo sinistro, la respinta non facile dobbiamo dire di Sommariva e poi Russo con la palla che termina sopra la traversa della porta difesa da Sommariva, il numero 10 Russo inquadrato, classe 1999, lo scorso anno giocava nel Messina. Colai bravo a soffiare il pallone a Tito, siamo a fine primo tempo, De Sogus palla in mezzo, guardate, nessuno tocca il pallone che termina a fondo campo, probabilmente Cuppone viene spinto da Aia e poi va a sbattere la testa contro il palo, terminerà la partita a fine primo tempo sostituito da Colai, però insomma grandi proteste da parte del Pescara perché insomma i dubbi restano, poi secondo tempo il destro di Aloy fuori misura, Aloy ex, grande ex della partita, due stagioni anche
da capitano nelle fila irpine. L'inizio del secondo tempo non è granché da parte del Pescara, che però poi sale di tono, ci riprova ancora Aloy, la finta su Dall'Oglio, il suo sinistro, e questa volta per poco sfiora, non c'entra il bersaglio grosso della porta difesa da Pane, estremo difensore dell'Avellino. Inquadrato Aloy, un gran sinistro, di poco sopra la traversa. Poi vediamo ancora Colai che ha preso il posto di Cuppone, serie di finte, cerca lo spazio per il tiro, allarga, come dire, l'alettone, il numero 42 Moretti, le proteste di Colai, anche qui c'è qualche dubbio. L'arbitro lascia proseguire, dunque non concede nulla, o meglio, si riprenderà con una rimessa dal fondo per la formazione di Massimo Rastelli, le proteste di Aristidi Colai. Poi Colai, bravissimo, seconda palla, poche conquistate quest'anno in questa partita dal Pescara, bravo in questa occasione. Poi l'assist per De Sogus, che avrebbe potuto fare senza dubbio molto meglio, palla gol dunque sprecata da De Sogus. Poi ancora il Pescara con Colai, serie di finte, vediamo Colai che allarga per Tupta, da questi a De Sogus, posizione decentrata, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Non è stata una giornata particolarmente propizia per De Sogus, quindi Colai che ubriaca mezza difesa irpina, palla in mezzo per Tupta, la grande risposta, la prodezza, autentico miracolo direi del portiere Pane, aveva concluso molto bene Tupta, dunque Pescara ad un passo dal pareggio, ma l'Avellino resta a guardare, ci prova in qualche modo a creare dei pericoli. Qui le proteste sono da parte della squadra irpina per questo contatto presunto tale tra Mora e Russo. L'arbitro lascia proseguire, l'arbitro dell'incontro, il signor Marco Emanuele della sezione di Pisa. Il Pescara chiude con 5 attaccanti, finisce qui la partita ad Avellino. Avellino batte Pescara 1-0, decide Canutè all'ottavo minuto della ripresa, chiude con una sconfitta il 2022. Il Pescara sono 5 nelle ultime 6 partite.